Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Bene, Presidente del Consiglio, noi riteniamo che al Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre, oltre ai temi di cui lei ha parlato, sicuramente l'economia digitale, gli sforzi per la crescita, per l'occupazione, rivedere ad esempio il sistema degli sgravi, aiutare quelle aziende che stanno soffrendo ma che hanno un futuro davanti a loro, cercare di fare, di mettere in atto quelle iniziative che non vanno a cozzare con il concetto stesso di aiuti di Stato. È necessario premiare la ricerca, premiando le vere università, premiando i veri ricercatori e magari anche con una scelta coraggiosa chiudere certe università che sono state aperte solo per motivi campanilistici e che forse non hanno ragione d'essere a livello di realtà europea in cui c'è una competizione territoriale anche in tema di ricerca e di innovazione. Dobbiamo capire che Maastricht è stato scritto in un'altra era, l'euro attuale va rivisto, va reso più democratico. Il ruolo del Parlamento europeo, anche come unica istituzione realmente democratica, eletta direttamente dai cittadini, e quindi magari passare a una sorta di Lisbona 2, superando anche un trattato che, seppur recente, comunque palesa molti limiti. Ma certamente, Presidente, purtroppo dovrà fare i conti anche con la credibilità della politica estera che non fa brillare il governo. E mi riferisco ancora una volta all'annosa vicenda, ahimè, dei Marò lasciati in India, di cui ancora ad oggi non abbiamo una soluzione. Noi non facciamo opposizione a prescindere, noi l'abbiamo sempre detto, vogliamo stimolare nel governo un'azione che sia responsabile per dare ripresa, lavoro. Si guardi al nord, venga, signor Presidente, in una delle nostre piccole aziende, in una di quelle piccole aziende che non chiede interventi di Stato, che non chiede finanziamenti dall'Europa, ma chiede meno Stato, che chiede a questo governo semplificazione. Questa è la cosa sulla quale deve andare in Europa e dire: noi ci siamo. Lei ha dichiarato di non aver scritto sulla fronte giocondo. Presidente, sappia che anche noi, i cittadini che stanno soffrendo per l'economia in difficoltà, non abbiamo scritto sulla fronte sale e tabacchi. Non ha minimamente affrontato quello che è un problema a divenire, cioè quello del negoziato transatlantico sull'e-commerce fra Europa e Stati Uniti. Se noi andiamo lì nuovamente senza affrontare quelle che saranno le sfide del futuro, chiaramente il sistema di e-commerce italiano ed europeo potrà essere anche implementato con tutta la banda larga che vogliamo, ma anche qui la competizione sarà per noi assolutamente soccombente. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.